La città metropolitana è capofila all'interno del Peter Greyes del progetto che si occupa di mobilità sostenibile. Lo scopo di questo progetto è che ha un partenariato diciamo italo-francese, di cui fanno parte, oltre alla città metropolitana, il GAL Valle di Lanzo, Casternone e Ceronda e la regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda invece i francesi, le due strutture che sono unioni di comuni, che sono lo SMAPS e il Cœur de Savoie. Lo scopo è quello di migliorare l'accessibilità a un territorio rurale e di montagna. Le tematiche su cui si vuole lavorare sono quello di, da un lato, migliorare quella che è l'accessibilità del territorio, modificando anche le abitudini di spostamento verso modi più sostenibili. Dall'altro, cercare di migliorare l'offerta e diversificare l'offerta di trasporto, che in questo periodo ovviamente risente della carenza di risorse economiche.